il paese vecchio di San Lorenzo, cosiddetto perché alla fine del Settecento è stato abbandonato per costruirne uno nuovo sull'altopiano dove c'erano i venti di tramontana, che a quei tempi c'era la malaria, non sapevano che era, però era un posto più salubre. E qua sotto è stato abitato, allora nasce come sepolcreto con ricche tombe etrusche del IV secolo, poi ovviamente successivamente depredate, spogliate e in un certo momento riutilizzate, prima per stalle, poi magazzini e poi addirittura abitazioni. Vediamo dei punti dove c'è la parte sotto magari adibita al bestiame, il piano intermedio sul legno. Abitavano insomma, i proprietari. Sopra ancora c'erano un'altra sezione dove c'erano i colombai, cioè piccioni che giravano, e anche il Papa stesso, Clemente XIV, disse di utilizzare i piccioni proprio per muovere la mala aria. La mala aria, non sapevano che era la malaria, e dicevano che muovendo l'ala al piccione contribuiva a sanificare. Poi dopo c'erano anche ovviamente la carne gratis del piccione perché andava in giro. Comunque la malaria venne perché in questa pianura qui davanti, che era molto più, diciamo, ricca di acqua, perché oggi c'è una captazione delle sorgenti che portano l'acqua a Viterbo, era molto ricca, c'era anche il fiume che continua sempre con la sua portata fissa inverno-estate, e c'erano mulini per il grano, vasche per la macerazione della canapa, ecco. E questi qui crearono un ambiente adatto per la zanzara che si diffuse e in pochi anni decimò tutti gli abitanti, proprio divenne proprio un'ecatombe, e il Papa non gli faceva pagare più le tasse, e piano piano trasportarono, dietro ordine dell'architetto che fece lo Sperandini, fece un giro con la descrizione di tutte le case abbandonate, di ruta, eccetera, eccetera, e mandarono via gli abitanti. Cioè, prima costruirono lentamente con i carri la notte per settimane sulla salita, questa qui che è la via Cassia Antica, ovviamente, la via Francigena pure. Trasportarono tutto il materiale, smontarono tutto quello che c'era. Infatti sono rimaste nel paese le grotte, le cantine, i magazzini e tutto questo così. E ricostruirono alla fine del Settecento su un progetto dell'architetto Navone, che si ispirava ai principi dell'Europa moderna, le piante ortogonali tipo Anversa e queste nuove idee, diciamo. Il tufo è la peggiore che c'è nella zona. È molto Eh friabile, sì, è sì. definito reniccio e che si slama Sì. facilmente. Per esempio, lassù vedi quella fiaschetta lì sotto la scopa? Sì. Quello era un butto medievale, che ci sono trovati pure dentro quattro coccioletti. Se veniva da sopra significa che sopra qui c'era una casa, ma le case arrivavano fino a qui. Ah, fino a qui. Tutta quella parte lì, si vedono tratti di strada che scendeva giù. Probabilmente c'era una porta qui, porta C'è porta Scirocco, di porta Levante. Scirocco, sì, Sì, porta quattro Scirocco, porte, sì. sì. Porta di Levante e porta della Montagna. Poi c'era quella grotta di non si sa È sempre, lei l'ha vista sempre così, l'ha sì, vista sì, sempre sì, sì, così? però abbiamo visto che c'è un passaggio, forse all'inizio sarà etrusco, vediamo. Si va piano piano giù, attenzione alla destra, alla parte centrale Sì. che è più grossa. Aia. Attenzione alla destra, sono il punto di vento, sembra non avere voglia di lavorare, Ho dato una l'hanno fatto di capocciata. Ah, beh, l'importante è che si è rotto il tubo, poi. Mi si è rotta la piena. Ecco qua. Qui c'è un punicolo finto, che cosa c'è? Ah, è vero, sì. O hanno sbagliato la misura oppure era rinnovato. Ora, in questa grotta possiamo vedere dei buchi medievali molto grandi. Per esempio qui sopra, fatto a fiasco, e sopra c'è il tappo, sopra corrispondeva alla cucina di una casa. Ecco, sì. E questo di qua. Questo qui. Ah, è Un questo altro qui, qui. sì. Il tappo.
Sì, in genere vicino alla cucina, vicino al fuoco, c'era un tasto di lì. Ah, quindi l'antica San Lorenzo vecchia, l'eccezionalità è tutta una serie di strutture ipogee di varie conformazioni, circa un centinaio, di cui quelle più interessanti anche per un discorso archeologico sono i cosiddetti colombari, che composti da queste nicchie così squadrate, quadrangolari, regolari, che caratterizzano queste pareti. La struttura qui è molto più profonda, vedete? Forse il piano originale di Calpestio è proprio quello laggiù, e quindi c'è tutta questa terra di riporto. E vediamo nicchie anche qui. Comunque, queste sono strutture rimaneggiate nel tempo, perché San Lorenzo Vecchio fu un centro abitato, poi abbandonato intorno alla metà del XVIII secolo, con gli abitanti trasferiti nell'attuale San Lorenzo Nuova. E quindi qui dobbiamo immaginare anche diciamo, degli appressamenti abitativi di epoca moderna, che si sono andati ad innestare su delle situazioni molto più antiche. Il materiale documentario su San Lorenzo Vecchio è scarso e frammentario e non privo di contraddizioni, a partire dalla toponomastica. Risale probabilmente all'VIII secolo a.C. il primo insediamento. Questo, dopo la romanizzazione dell'Etruria meridionale, divenne poi municipium e poi Questo è molto prefettura. Questo è Particolare. particolarissimo, lo chiamiamo Albo Marzo. Sì. Quindi qui si entra all'interno di questa struttura che è particolare perché ha questa enorme colonna centrale non completa. E qui si scende così ed è la struttura è finita in questo modo. Qui l'eccezionalità è data da queste nicchie conformate in questa modalità che sembra un po' la bocca più famosa e conosciuta del Bosco Sacro di Bomarzo, e da questo effetto scenografico molto particolare. Sarebbe anche interessante sollevare i sassi e vedere magari se sul fondo della vasca ci sia, non so, un coccio di datazione. Certo. Allora, attenzione qui. Ah, ecco, c'è tutta acqua. C'è acqua. Perché c'è una sorgente? Non si sa. Aspetta, uno che conduce sopra, Si è formata con le piogge, no? Ha piovuto ma recentemente, no, è no? sempre abbastanza fissa. Il soffitto lo vedi così? Sì. Ah, ecco, sì. Ha questa conformazione lavorato, Particolare, sì. particolare, sì. Comunque qui sembra, ecco, una specie di un accenno di columen piccolo e poi con le falde Si ai vede. lati, sì. Tu Quindi è guarda questa miseta lavorato, intorno, che lo sì. vedi spesso in tutte le tombe. Sì. Questa è una tomba, nessuno si mette, se per gli animali non facevi No, io questi penso lavori. più una riserva d'acqua, una sorgente o un bottino per l'acqua. Sì, probabilmente. Ce n'è un'altra uguale col quadrato sopra, che sta in fondo a una cantina. In fondo mi fa pensare a una captazione di acqua. San Lorenzo è un paese che non esiste più. Alla fine del Settecento, gli abitanti di questo piccolo borgo, situato in prossimità del lago di Bolsena, ormai decimati dalla malaria, furono trasferiti per ordine di Clemente XIV in un vicino insediamento più salubre. San Lorenzo Nuovo, oggi è un comune di 2.000 abitanti della provincia di Viterbo, progettato dall'architetto romano Francesco Navone.
Per espressa disposizione papale, tutti i materiali riutilizzabili furono smontati dal vecchio borgo e reimpiegati nella costruzione del nuovo. Inoltre, ad evitare che i ruderi divenissero un rifugio di briganti, ne fu ordinata la totale distruzione. Da allora di San Lorenzo si era persa memoria, al punto che anche l'esatta ubicazione risultava incerta. In base a quello che diceva l'abate Sperandini nella sua visita, partiva dalla porta di Tramontana e quindi mi sono messo qui a cercare la porta di Tramontana, e questa qui, qui c'è l'ingresso, è stato smontato tutto e era, come detto, le mura qui, le mura di là, presenta la solita porta scea che dovevi affrontare, e qui ci sono tutti i San Pietrini della rampa, che però le pecore me le buttano via ogni anno e uno scopre, però è bello scoprire, certo. È tutto, ecco qui è tutto, tutto mio. Tutta la strigata, altri punti l'ho fatti anche di sopra e è bene richiuderli perché certo, dopo col dilavamento e la pecora certo che passa me le butta tutte giù sotto. Certo, così si mantiene di più, sì. Dobbiamo vedere la struttura della chiesa romanica, sì, con le misure fatte, ecco, a canne che abbiamo trasportato su, nel metro del confermato, e si trovano anche le basi delle colonne in pietra, proprio si vedono, che ancora si vedono, si intravedono, ecco, una qui che nasce da pieno, ecco, sì, eccola, sì, un'altra lì, e questo è proprio l'interno della chiesa, l'altare è dalla parte di qua, ecco, siamo all'interno della chiesa, sì. Questa è la navata centrale, quindi certo, no? È una navata unica, certo. Navata unica. Questo è un altro pilastro. E il campanile era l'unica cosa, quindi che la parte rimasta. Alta è il campanile? Sì, alta per modo di dire, perché però è stato fatto abbattere per paura che venissero i briganti che avvistavano sulla via, certo, Francigena o Romea, che è i pellegrini, e da, certo, qui una delle ragioni è stato smantellato per ricostruire quello nuovo, ma anche per non dare abitazione ai furfanti di quel periodo. Briganti. Quindi qui siamo sul punto più alto in assoluto dell'antica città di San Lorenzo Vecchio, proprio sulla, non esattamente sulla sommità, perché è stata comunque dimezzata per non renderla avvistabile da lontano, dai briganti che comunque frequentavano queste zone, però l'altezza, un'altezza importante ancora c'è. Là tra gli alberi si intravede il lago, Lago di Bolsena, e San Lorenzo Nuovo si trova in quella direzione. Ho lasciato la paga accesa nella macchina. Allora, è più interessante questo qui. Ecco, sì, qui è interessantissima questa iscrizione. No, 1566. C'è l'orco. Dio ho. 1566. No. Sì, sono le pareti, una misura importante. Le pareti sono belle delicate. Mi fate luce qualcuno? Ah, ecco, grazie. Ecco, no, va bene, così. Bellissima questa è bellissima. Qui c'è anche il gancio che attaccava. Ecco, sì. Questo io. Viene lavorato molto bene, vedi queste. Bellissima la lavorazione. Sì, sì. Questa era abbastanza piena di detriti, ma abbiamo svuotato. Abbiamo messo. Ah, l'hai trovata piena di detriti tu? Sì, e abbiamo lasciato solo questi, certo, più grandi.
Allora, quando siamo entrati da Stato, io e un amico mio, qui per terra era come sulla luna, cioè lasciavamo le impronte. Sì. Abbiamo letto 1622. Eccola. Ah, eccolo, sì. 1620. Sì. Questa grotta è grandissima. La cosa pericolosa sono le radici degli alberi che staccano il tufo. Sì. E qui scende giù di qua. Dobbiamo fare attenzione, se sotto più andiamo sotto più è sicuro. Questa è la parte più sicura. Lì che c'è una stanza? Guarda. Ma questa è la casa classica, perché c'è le scale a filo e è liscio sui lati per trasportare le cose. Nonostante la volontà delle autorità pontificie dell'epoca di obliterare ogni traccia dell'antico borgo affinché non si prestasse a rifugio per i briganti che infestavano le campagne, non tutto è andato perduto. Secoli di stratificazione antropica, l'utilizzo quotidiano delle strutture scavate in antico e l'abbandono del sito hanno determinato ovviamente la totale spogliazione di San Lorenzo Vecchio. Ma, come spesso accade, gli ambienti sotterranei si sono conservati. Infatti sulla collina si aprono ancora decine e decine di accessi alle strutture ipogee, quali grotte e colombari sulle pareti delle rupi, cantine, stalle semisepolte, dalle rovine, cripte e opifici.